Comprare tre gatti. La forma coscienza e altre storie, a cura di VB. Mentre giocava con quel ragazzino biondo dagli occhi azzurri, chiesi all'amministratore che cosa intendeva fare per la derattizzazione del condominio. Proporrò in assemblea di comprare tre gatti, disse. Tre gatti? Mi meravigliai. A che servono con dei topi che sembrano delle lontre, dissi. E per rispettare la natura, per non essere troppo brutali con la natura. In fin dei conti, anche le pantegane fanno parte della nostra forma coscienza, spiegò l'amministratore. Forma coscienza, che cos'è? L'amministratore mi guardò in silenzio, mi sembrò con un po' di rassegnazione. Poi arditamente mi disse: la forma coscienza è il bisogno che l'umanità incarnata ha di vivere determinati eventi che quando sono passati noi chiamiamo storici. Lei adesso mi chiederà che cosa c'entra la forma coscienza con la pantegana e io le dirò che anche la pantegana, che a lei può fare ribrezzo, fa parte della forma coscienza a cui appartiene anche lei. Altrimenti non vi sareste incontrati, diciamo così. Ma è per questa forma coscienza che lei non vuole distruggere le eventuali pantegane che sono ancora in cantina, chiesi? Le vorrei neutralizzare naturalmente, cioè con i gatti che, non a caso, fanno parte della stessa forma coscienza che ha creato noi e le pantegane. Ho capito, dissi io senza capire. Usando i gatti, spiegò l'amministratore che aveva capito che io non avevo capito, usando quindi la dualità che è tipica della forma coscienza che crea la condizione umana e che nello stesso tempo ci fa odiare le pantegane, cerco nel mio piccolo di ricostituire l'unità in seno alla forma coscienza che esprime la nostra evoluzione collettiva. L'amministratore terminò la sua spiegazione con un'aria soddisfatta. Certo, dissi io, continuando a non capire.